alla zona rossa in Campania, ma più controlli sul territorio. Commentano così i cittadini di Torre del Greco alle telecamere di TV City, contrari all'ipotesi di mettere in zona rossa la regione Campania, un rischio che sembra diventare di ora in ora sempre più concreto. Ad allarmare gli esperti, in particolare, sarebbero stati gli assembramenti di sabato e domenica sul lungomare di Napoli. Troppa la gente in strada, nonostante le misure di contenimento del virus. Ma tra gli intervistati c'è chi la pensa diversamente. Io sento che c'è un pericolo in giro. Adesso vengo dal mercato e ancora ci sono venditori senza mascherine. E credo che sia pericoloso. Ho i bambini a casa per la DAD e credo che sia opportuno così, perché le scuole richiamano troppe persone, troppo insieme, troppo assembramento. Quindi certo non mi auguro il lockdown come era a marzo, però o controlli maggiori o più attenzione da parte di noi cittadini. Maggiori controlli e più attenzione da parte nostra. La Campania rischia di diventare zona rossa, che cosa ne pensa? Penso che è una cosa bruttissima, perché poi almeno così usciamo, si può fare qualcosa, ma se mette zona rossa che facciamo? Ci dobbiamo chiudere in casa. Zona rossa, zona gialla, zona arancione, è un continuo, non ci stanno facendo capire niente, ci stanno facendo andare nel panico più totale. Mi sembra una cosa forzata questa cosa di volerci mettere in zona rossa, quindi che si schiariscano un poco loro le idee, che si facessero bene i conti e poi decidono, non perché dalla sera alla mattina vogliono dire e fare, perché ho visto anche un programma alla TV, non posso fare il nome, che, dove c'erano gli ospedali di Napoli, dove tutta questa affluenza di Covid non c'era, c'erano le tendopoli del Covid, erano vuote. Chi non ha problemi gravi, nel senso che non ha problemi respiratori gravi, li stanno curando a casa, ve lo dico per certo. È a conoscenza di qualche caso di contagio? Ah sì, ci stanno tanti contagi. E poi anche questa cosa che le persone hanno quasi paura di dirlo. Loro lo devono dire, perché si deve fare una disinfettazione se sta dentro un condominio, dentro una cosa. E non c'è proprio cultura. Perché nel momento in cui io sono Covid e abito in un condominio e nel frattempo ho potuto incontrare la signora in mezzo alle scale, si deve dire. Come commenta gli assembramenti sul lungomare di Napoli di questi giorni? Gli assembramenti sul lungomare di Napoli, sinceramente, io non gli do colpa, perché in un certo modo le persone devono uscire. Io non dico che si devono assemblare al bar, ma la passeggiata sul lungomare, no, non ci sta niente da... Ecco qua, io vado a fare la spesa. Mi ritrovo fuori a un negozio dove ci sono 30 persone che stanno aspettando di entrare. Quello non è assemblamento, quello pure è assemblamento. È polemica al governo per i colori da attribuire alle regioni. La Campania rischia di diventare zona rossa, è giusto? Io credo che sia giusto che la Campania venga fatta zona rossa e dare una mano soprattutto ai commercianti che stanno in sofferenza, perché nonostante il fatto che non siamo tra quelli, diciamo, più contagiati, almeno secondo quello che dice il governo, praticamente i negozi non stanno lavorando e non stanno lavorando neanche i rappresentanti. Io faccio parte di quella categoria e in questo momento siamo in grossa sofferenza. Come commenta gli assembramenti di questo weekend sul lungomare di Napoli? Quelli fanno parte di una voglia di vivere. Si sta solo litigando sui colori, ma non è questa l'importanza. L'importanza è che la gente vuole stare bene, innanzitutto, vuole stare bene e quindi si focalizzano tutte le forze addette, diciamo, per cercare i rimedi necessari. Innanzitutto la terapia, perché abbiamo capito che il vaccino ci vorrà tempo, ma intanto la gente continua a morire e non trova neanche il posto in ospedale la persona che ne ha bisogno per altri motivi. Con tutti i casi che ci sono, e lo sappiamo, in televisione si sente gli ospedali pieni, giallo non me la sarei mai aspettata. Non è giusto, perché noi siamo così rovinati, è loro che la fanno troppa grossa quando è una cosa. Le situazioni non sono così gravi da dover avere una zona rossa.
Come commenta gli assembramenti di questo weekend sul lungomare di Napoli? Non c'è da giudicare, perché può darsi che anche psicologicamente noi come popolazione siamo un po' stremati e stressati dal lockdown di marzo, e quindi ecco, dentro di noi dice la persona, facciamoci l'ultima uscita prima che ci chiudano tutti.